Cari cittadini, come avete potuto vedere, la Presidenza del Consiglio con ordinanza ha disposto l'apertura di altre categorie a partire dalla giornata di domani. Io oggi ho deciso di occuparmi esclusivamente delle categorie commerciali perché sono queste quelle che hanno un maggior impatto con le persone, con la gente e quindi hanno maggiore possibilità di diffondere il virus. Poi domani e nei prossimi giorni ci occuperemo di chi nei giorni precedenti è già stato autorizzato magari con il silenzio assenso e anche di quelle ulteriori attività produttive che si sono aggiunte a quelle già autorizzate. La mia opinione è che sicuramente è importante discutere quando si riapre, ma soprattutto è importante discutere come, cioè adottare tutti quei meccanismi, quegli strumenti, quelle attenzioni che possano garantire al massimo la ripresa di un'attività con la sicurezza dei lavoratori, con il contenimento del virus e quindi anche in generale con la salute di tutti. In attesa che mi possa occupare nella prossima settimana delle attività già aperte, di quelle produttive che sono già state aperte e che verranno anche in futuro piano piano aperte, io voglio oggi soffermarmi su tre tipologie di negozi che a partire dal 14 possono riaprire: la carta, le cartolerie, gli articoli di cartoleria in genere, le librerie e i negozi di vestiti per bambini e per neonati. È evidente che queste tre tipologie di negozi possono aumentare il carico, possono aumentare il rischio di un aggravio dell'epidemiologia che viviamo, che stiamo vivendo con il coronavirus. Per questo ho ritenuto importante adottare ulteriori misure restrittive rispetto a quelle già previste a livello nazionale. Innanzitutto ho voluto stabilire per queste tre attività l'obbligo prima della riapertura di effettuare non solo la sanificazione straordinaria dei locali, ma anche laddove sono presenti degli impianti di areazione che sono molto pericolosi per la diffusione del virus. Ho voluto ribadire il divieto di recarsi sul posto di lavoro e l'obbligo di rimanere a domicilio in presenza di febbre o di altri sintomi che possano far pensare al coronavirus, sintomi, come dicono i medici, suggestivi, sintomi simili influenzali. In questi casi vorrei che il datore di lavoro, prescrivo che il datore di lavoro si impegna ad assicurare quotidianamente che all'inizio dell'attività i lavoratori che entrano al lavoro, anche magari tramite un'autocertificazione, non rappresentano quei sintomi, non hanno quegli elementi a cui prima facevo riferimento. Inoltre, noi vogliamo che lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro avvenga nella maggiore sicurezza possibile, evitando contatti con altre persone. E quindi indichiamo di preferire il mezzo di spostamento individuale, anche se questo un po' ci costa perché noi siamo favorevolissimi ai mezzi pubblici. Però, laddove non fosse possibile recarsi individualmente al lavoro, chiediamo che quando si usano mezzi pubblici o l'auto privata con due persone, come è consentito anche a livello nazionale, sia fatto obbligo da parte del datore di lavoro di fornire al lavoratore mascherine e guanti monousi. Insomma, si monta sul pullman, si monta sui treni, si monta in auto quando siamo in più di due solo se si hanno guanti e mascherine e solo il datore di lavoro è impegnato, se vuole riaprire le attività, a rifornire i lavoratori di questi dispositivi di sicurezza. Ripresa all'attività, abbiamo affermato l'obbligo di lavarsi con frequenza e minuziosamente le mani, garantire la pulizia delle mani, indossare guanti per chi lavora in queste attività monouso e mascherine, se possibile in tutte le fasi lavorative. E anche in questo caso chiediamo al datore di lavoro di fornire ai lavoratori idonei mezzi detergenti per le mani, mascherine protettive e guanti monouso.
Per quanto ci riguarda, pensiamo che la distanza giusta tra lavoratore e lavoratore, così come fuori già avevamo detto, tra cittadino e cittadino, debba essere almeno di 1,8 m, insomma quasi 2 m, perché questo è quello che consiglia l'Organizzazione Mondiale di Sanità. Per quanto possibile, poi chiediamo che siano posizionati pannelli di separazione tra i lavoratori e l'utenza, soprattutto al momento dei pagamenti, delle casse. E poi l'obbligo, in testa al datore di lavoro, di informare i lavoratori di tutte queste disposizioni, con appositi dépliant, con appositi momenti anche di confronto, naturalmente a debita distanza. Prevediamo inoltre che per questi negozi ci sia l'obbligo di prevedere accessi regolamentati e scagnolati dell'utenza, un po' come si è fatto già per i supermercati, che la distanza sia almeno di 1,8 m anche al di fuori del negozio e che l'accesso all'interno sia regolamentato in funzione degli spazi che sono disponibili all'interno, facendo anche riferimento alle disposizioni nazionali. Noi prevediamo in più che ci sia l'obbligo di indossare, anche per l'utente, anche per chi si reca in questi negozi, la mascherina protettiva, che copra bene il naso e la bocca, e dopo sia fatto obbligo di sanificarsi le mani, sempre con il gel appropriato, i liquidi di disinfezione appropriati, e successivamente di indossare guanti monouso. La dico più semplicemente: per entrare in una libreria si fa la fila, se c'è fila, si ci tiene a distanza di 1,8 m, si entra con la mascherina e prima di entrare ci si deterge le mani con il liquido disinfettante e si devono indossare i guanti monouso che devono essere riforniti dal datore di lavoro. Infine, bisogna che anche dentro il negozio, sia esso libreria oppure sia esso cartoleria, sia garantita la distanza anche attraverso appositi cartelli, appositi avvertenze da fare ai frequentatori di quel negozio. E infine disponiamo che questi negozi siano sanificati 2 volte al giorno. Questi negozi, che mi ripeto ancora, cartolerie, vestiti, negozi per vestiti per bambini e per neonati, e librerie, possono riaprire quando avranno soddisfatto tutto questo tipo di esigenze, queste richieste e queste misure che noi oggi abbiamo adottato. Chi sarà pronto per partire domani potrà partire, chi non sarà pronto potrà partire anche nei prossimi giorni. Alla luce di queste misure prese per questi negozi, verificheremo anche le misure precedenti assunte dal Governo nazionale e gli indirizzi che già noi avevamo dato per quanto riguarda supermercati, altri negozi di alimentari, e poi successivamente passeremo ad un'analisi più puntuale delle attività produttive già aperte e di quelle che eventualmente vorranno riaprire. Perché per noi è importante sicuramente stabilire quando, ma è importante stabilire anche come. Giustamente si dice che con il coronavirus dovremo abituarci a convivere, e la Toscana, noi vogliamo che ci si abitui a convivere nel migliore dei modi, cioè adottando tutte le misure che si possono adottare per garantire sicurezza e salute dei lavoratori e dei cittadini. Buona serata.